puntate precedenti hai detto che Nels stava parlando di un accordo con Stoddard. Accetto l'accordo. Tu, Stoddard, è tutto vostro. Da ieri sono il vostro nuovo capo. Tapp e Tyson sono cresciuti insieme. Due bianchi a cui piaceva il quartiere. Tapp è rimasto. Capitano, qui c'è tutto quello che deve sapere. Ma che cazzo? Kai. Ero certo che avremmo potuto lavorare bene insieme. Piacere parlare con te, Tapp. C'è della merda bella grossa che si sta muovendo. Tapp, non ho intenzione di parlarne. Non prendertela con me. Io sono solo il messaggero. Tyson mi ha detto... Ehi, aspetta. Tyson Latchford. Ah, quindi adesso mi ascolti. Ok, sta a sentire. Il piano è questo. Oh, merda. Tyson. Dovevo avvisarti, ma... Cazzo, amico, reggiti e basta! Tapp, che cazzo succede? Se comincia... Stai facendo? Tyson ti raggiungerà alla torre idrica non appena avrà finito con la polizia. Aspetta, cosa? Vai alla torre idrica. Ehi, un momento. Dove stai andando? Amico, comprendo il nome. Torre idrica. Vai!
ci avete molto più a me. Tornerò in tempo. Qualcuno sta coprendo il lato 3! In corso, nessuna traccia. Se siete dentro, uscite subito. Avanti. Oh, affanculo. L'abbiamo perso. Io ci provo. Calma, calmati. Non esporti. L'ho visto. Fate. Prigioniero. Non muoverti. Avrei delle domande da farmi. Che cazzo ci fai qui? E perché cazzo Tap aveva le chiavi delle mie manette? Ah, gente, dovresti sentirti lusingato. E poi Tap era in debito con me per quello scherzetto del microfono. Sì, ma non è scappato con me. Tap, la prigione gli farà bene. È il posto ideale per disintossicarsi dalla cocaina, fidati. Senti, strozzo, non so in che casino mi hai trascinato. Ehi. Ma se pensi ehi, solo ehi, che io... C'è qualcuno con cui devi parlare, dov'è? Tieni, prendi questo. Che cazzo è? Lo vedi il cartellone? Manda 3 segnali di luce. Ravvicinati. È lì che devi... Qui non siamo al sicuro. Ci credo, mi prendi per il culo. Il trasferimento di Tab, la chiave. Poliziotti corrotti, sappiamo su cosa fare. Senti, per quello che vale, mi dispiace. Dammi un buon motivo per non stenderti. Uno, reagire. Non ne dubito. E due, Julian Doss. Pensaci, mi ha messo fuori gioco. Ti ha incastrato e alla fine ha fregato anche lei. Sei l'unico di cui possiamo fidarci. Fidarsi? Io che cosa potrei mai guadagnarci? Doss deve capire che le sue azioni hanno delle conseguenze. Sei sempre stato il tipo da sbattiamoli dentro, no?
se invece vi dicessi di andare a farvi fottere? Allora andremo a farci fottere. Già. Come? E tu vinci un bel pigiama a righe. È davvero una scelta così difficile? Julian Dawes, e dicono che ho ripulito Miami. Sì, è vero, mi sono liberato di alcune mele marce, ma non da solo. Ho passato una vita nella polizia. Per questo mi dispiace dover ammettere che il modo di lavorare di noi poliziotti, soprattutto alla sezione narcotici, è antiquato e inefficiente. Ma col vostro impegno potremmo mettere le basi per il futuro delle forze dell'ordine. Il vostro vecchio capitano si è dato da fare. Ha ripulito Miami. Senti questa. Chiamano Dawes, capo della polizia d'America. Da dove cazzo viene quello? È la presentazione di un investitore. Mai sentito parlare di Preferred Outcomes? No. Allora, per Dawes la sicurezza privata è il futuro e vuole conquistare il mercato con Preferred Outcomes. Ho cambiato idea. Voglio tornare in prigione. Magari dopo. Prima questo. Una concessionaria? No, mafia coreana e Dawes è coinvolto. Immagino tu possa provarlo. No, ma ho un infiltrato. Si chiama Boomer. È una specie di mago dei computer al soldo della malavita. Lo andrete a prendere alla concessionaria. Ha delle informazioni che possiamo usare per colpire Dawes. Ricordami perché mai dovrei fidarmi di te. Perché odio Dawes almeno quanto lo odi tu. Boomer è in ritardo di un'ora, Kai. Non risponde, significa che c'è qualche problema. Senza di lui non abbiamo nulla su Dawes. Beh, non necessariamente. Allora vuoi che entriamo? C'è ancora qualcuno dentro? Dei registri di vendita, informazioni sugli acquirenti, crediti, non lo so. Tutto quello che so è che questo posto è in marcia. Dovete solo trovare quel computer. La penna USB dovrebbe craccare la password e recuperare i file. Entrate e uscite, facile, no? Di sicuro non comprerei una macchina da quel tizio. Nick, occhio a Boomer, va bene? È un bravo ragazzo. Faremo il possibile. Siamo diventati dei babysitter. Parcheggia vicino alla concessionaria, dove c'è poca luce. Lo sai che saranno 20 anni che non rubo qualcosa? Tranquillo, dicono che è come andare in bicicletta. Ci metterebbe una concessionaria in un posto del genere? Uno a cui non frega un cazzo di vendere macchine. Niente allarme. Bene. Ci saranno 20 computer qua dentro. Se è online, non è quello che cerchiamo.
vicino al computer. È una lettera. È questo. Ok, Kai. Speriamo che funzioni. Oh, merda. Abbiamo fatto scattare l'allarme silenzioso. Già. E quelli non sono poliziotti. Stanno arrivando. Se c'è qualcuno qui, dobbiamo trovarlo. Vado a controllare. Controllate laggiù. Continuate a cercare. Controllate laggiù. Ehi, avete controllato lì? Dividiamoci. Cercate dappertutto. Continuate a cercare. Fermo, resta dove sei. Ci siamo. Se c'è qualcuno qui, dobbiamo trovarlo. Fermo lì! Ci siamo! Questa non è una co... Controllate laggiù! Continuate a cercare! Fermo! Non muoverti! Ci siamo! Questa non è una concezione. È qui! Attenzione! Che trucco si impara facendo il poliziotto? Parli del diavolo. Arrivano i tuoi vecchi. Merda. Facile, diceva. Entrate e uscite. Attenzione. Nick! Quell'affare ha una minigun. In qua! Merda! Vedi qua! Siamo nella merda! Siamo andati ora! Prendetelo! Lo becchiamo qui! Guarda! Attenzione! Attento! Merda! Di là! Muoviti, amico!
la macchina! Laggiù! Oh, merda! Manca puttana! Dagli fuoco! Cazzo, roba da pazzi! Guy, abbiamo i file. Rientriamo. No, dobbiamo ancora trovare Boomer. Stai prendendo per il culo. Lavora allo spacciacarrozze di Kang, qui vicino. Non posso decodificare quei file senza di me. Guy, quei tipi della concessionaria ci stanno ancora dietro. Ascolta, vuoi colpire Dos? Questa è la prima cosa da fare, chiaro? Ok. Ricevuto. Ci sentiamo. Diamo alla signora quello che vuole. Boomer. Ehi, mi vedi? Ci sono. Dentro ce ne sono almeno 5 o 6. E vedo anche un allarme. Cosa pensa di fare, agente? Si agita come al solito. Li hanno presi? Non lo so. Ehi, Tony, qualcuno ha attaccato il concessionario? Bene. Abbiamo già troppe macchine. Magari saremo i prossimi. Sì. Andremo al Busan. Ok, sì. Non mi interessa cosa pensa Grace della prenotazione. Va bene, non cominceranno prima di mettere. Oh. Ok, va bene. Probabilmente niente. Ehi, hai sentito della moglie di Kang? Amico, questi scherzano col fuoco. Non so cosa hanno in testa. Taglia le mani. Non ne so niente e mi sta bene così. Ho una cosa da fare e la sto facendo. Ti consiglio di chiudere il becco e fare altrettanto.
Per una volta nella vita, amico, sono d'accordo con te. Cosa? Ehi, qui! Fermo lì! Merda! Ok, va bene. Qui niente. Ehi, metti le mani dove le posso vedere! Ok, va bene. Stronzo! Ehi, fermo lì! Guardategli il cazzo! Ah, merda! Non saresti venuto qui a Delopar.